Omicidio Iacconi, nuovi interrogatori. Questa mattina in commissariato a Viareggio è stato ascoltato nuovamente uno dei due maggiorenni indagati. Allestito il dormitorio per i senza tetto, il comune di Lucca ha approntato la struttura, la pia casa per fronteggiare l'ondata di freddo. Il mercato torni in San Michele, appello al comune di Lucca da parte della Confesercenti affinché i banchetti ambulanti vengano portati via da piazza Napoleone. Tutto pronto per il concerto di Capodanno del Ciocco, il 1 gennaio alle 17.30, il grande tributo ai Beatles. Lo sport, il futuro del basket, e qui la Lombardia batte la Toscana in finale e vince la Ludek Cup 2014. Grande successo per il torneo intitolato a Luca del Carlo. Il calcio, il Bagni di Lucca confida nel 2015 la squadra termale a Naspa nel campionato di promozione. Per uscire dalla zona retrocessione serve una svolta. Buonasera, bentrovati per questa nuova edizione del TG Noi. Dunque, in primo piano ancora l'omicidio di Emanuele Iacconi. Questa mattina in commissariato a Viareggio è stato ascoltato di nuovo uno dei due maggiorenni indagati. Ci racconta tutto Roy Lepore. È stato interrogato nella mattinata di martedì presso il commissariato di polizia di Viareggio uno dei due maggiorenni indagati per omicidio e tentato omicidio in concorso nella vicenda del pestaggio di Halloween del 31 ottobre scorso, in seguito al quale è morto per le gravi ferite riportate Emanuele Iacconi, 34 anni, di Piano di Mommio, mentre l'amico Matteo Lasurdi rimase gravemente ferito. Per questi fatti due minorenni per le stesse accuse sono agli arresti in istituti minorili a Roma e Torino. Stamani è stato interrogato il 18enne difeso dall'avvocato Massimo Landi. Il giovane ha risposto alle domande degli investigatori, mentre l'altro 18enne difeso dall'avvocato Laura Maria Bitonte verrà invece ascoltato dopo la Befana, poiché non era presente il suo legale. Anche i due minorenni, che dopo il Natale trascorreranno anche San Silvestro nei rispettivi centri di accoglienza, saranno interrogati dopo l'Epifania. Per ora comunque si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Da quando si trovano nei centri di accoglienza hanno ricevuto diverse visite da parte dei familiari. E sempre per la cronaca, Viareggio è fissata per domani mattina presso l'obitorio dell'ospedale Versilia l'autopsia sul corpo della giovane trentenne trovata priva di vita nelle acque del porto di Viareggio domenica pomeriggio. Sul corpo non sono emersi segni di violenza come risultato della prima ricognizione effettuata da parte del medico legale dell'ASL 12. E ancora, la Polizia Municipale di Camaiore ha contestato due sanzioni da 1.000 euro ciascuna a due attività di Lido che nei giorni scorsi effettuavano le vendite promozionali con saldi, non rispettando la normativa che prevede l'avvio dei saldi per il 3 gennaio. Adesso a Lucca, dove il Comune ha aperto il dormitorio della Pia Casa a disposizione dei senza tetto, visto l'ondata di gelo che sta interessando tutto il territorio. Le temperature rigide di questi giorni hanno indotto il Comune di Lucca a predisporre un dormitorio d'emergenza per i senza tetto presso la Pia Casa di via Santa Chiara. I volontari della Protezione Civile hanno così allestito 16 brandine, aumentabili fino a 20, in cui accogliere gli ospiti, a cui sarà anche servita una cena calda e la colazione. All'interno del dormitorio resteranno sempre due volontari tutta la notte, a turnazione tra l'Associazione di Volontariato Lucchese, e le pratiche di accoglienza saranno gestite tutti i giorni dalle 19.30 alle 22 dal gruppo Radio Club Città di Lucca. Noi siamo volontari di Protezione Civile, diamo una mano perché è un'emergenza, pertanto il nostro compito è intervenire durante l'emergenza. Abbiamo allestito ieri questo dormitorio di 16 brandine, che poi possiamo arrivare anche a 20, più abbiamo allestito un altro dormitorio per le donne in via Santa Gemma Galgani di un appartamento messoci a disposizione dalla Curia. Apriamo la sera alle 7.30 e chiudiamo la mattina alle 8. I volontari e le persone che usufruiranno di questo dormitorio saranno rifocillate, avranno una cena calda, avranno una colazione calda la mattina e potranno stare al caldo per tutta la notte. Il dormitorio sta aperto fin quanto le temperature saranno così rigide. Può durare una settimana, può durare 10 giorni, può durare 5 giorni.
Lo scorso anno le temperature non resero necessaria l'apertura del centro di accoglienza, mentre 2 anni fa il dormitorio ospitò 18 persone per più di una settimana. Era andato in vacanza ad Amsterdam e da qui aveva pensato di spedirsi a casa della marijuana da fumarsi comodamente. Una volta ritornato, la polizia ha scoperto e segnalato alla prefettura un giovane lucchese di 23 anni. Era stato il postino a chiamare la polizia, insospettito da una busta con uno strano rigonfiamento. Accertato che all'interno si trovava della droga, gli agenti sono andati a casa del destinatario. Il giovane ha ammesso candidamente di essersi spedito 6 buste per un totale di 6 grammi di fumo. A Lucca c'è l'appello da parte della Confesercenti al Comune per spostare il mercato ambulante che una volta si trovava in piazza San Michele e adesso posizionato in piazza Napoleone. Era uno dei simboli di Lucca del periodo natalizio, ma anche del settembre lucchese e di altri momenti importanti della vita comunitaria. Stiamo parlando del mercato ambulante in piazza San Michele. Da qualche anno, per alcuni problemi alla pavimentazione prima e ai lavori di rifacimento dopo, il mercato è stato spostato forzatamente in piazza Napoleone. Una soluzione che non è mai piaciuta molto né agli ambulanti né agli stessi lucchesi. Ora l'ANVA Confesercenti ha raccolto il malessere degli operatori di Piazza Napoleone e ha chiesto l'apertura di un tavolo all'amministrazione comunale di Lucca per definire tempi e modalità di ritorno in Piazza San Michele. È giunto il momento di ritornare nella sede storica, scrive il presidente di ANVA, Leonetto Pierotti, dopo diversi anni di parcheggio in una piazza che non ha sicuramente soddisfatto le necessità degli ambulanti. Senza alcuna polemica, sottolinea la Confesercenti. Il primo obiettivo potrebbe essere il periodo pasquale, ma sicuramente per il settembre lucchese 2015 tutti sperano che il mercato torni proprio in San Michele. La Giunta Comunale di Pietrasanta ha deliberato il progetto definitivo per un nuovo parco giochi nell'area dell'ex pretura lungo la via provinciale Vallecchia. Costo del progetto 100.000 euro. Il nuovo parco giochi avrà un'area di ben 700 metri quadrati. Le amministrazioni comunali di Massarosa e Camaiore hanno emesso un'ordinanza antibotti in occasione della notte di Capodanno. Le ordinanze prevedono il divieto di far esplodere petardi di qualunque genere nei centri abitati. Per i trasgressori sono previste sanzioni fino a 500 euro. E a proposito di Capodanno, parliamo del 1° gennaio, come da tradizione al Ciocco è in programma il concerto. Ladies and gentlemen, the Beatles! Tutto pronto al Ciocco per il concerto di Capodanno. Il tradizionale appuntamento del 1° gennaio promette di rimanere negli annali. La prenotazione degli inviti gratuiti è stata un vero successo e l'auditorium registrerà il tutto esaurito. Come anticipato, dopo una lunga tradizione legata alla musica classica, il concerto si apre alla musica pop con uno spettacolo tutto dedicato alle canzoni più belle dei Beatles. Ideato dal maestro Gian Domenico Anellino, sul palco ci saranno la New Toscany Orchestra, diretta dal maestro Mario Zannini, il doppiatore Stefano De Sando nel ruolo di voce narrante, il soprano Silvana Froli e la cantante pop Giulia Pratelli. Organizzato dalla Misericordia di Castelvecchio Pascoli, in collaborazione con Kedrion e il Ciocco Resort Spa, il concerto è arrivato alla 15ª edizione. Le donazioni della serata andranno come sempre alla missione di Mura in Ruanda, gestita da Lido Stefani. In particolare, con il ricavato 2015, si vuole potenziare il reparto oculistico dell'ospedale di Kizigoro. E adesso andiamo alla scoperta di un presepe che è stato allestito nella chiesa di San Giovanni, nel centro storico di Lucca. È un allestimento assolutamente particolare, quello del presepe ospitato nella chiesa di San Giovanni in centro storico. Realizzato dalla famiglia d'Urso, Costantino e il figlio Fabio, è un allestimento del tradizionale presepe napoletano, testimone di un'arte artigiana di antica tradizione. Campani e costruttori di presepi da generazioni,
padre e figlio hanno esposto il loro presepe in provincia di Pisa negli scorsi 10 anni. Dopo il trasferimento a Lucca, la proposta di riproporre anche nella nostra provincia queste particolarissime scenografie ha trovato l'appoggio del comune, che ha messo a disposizione gratuitamente la chiesa di San Giovanni. Il presepe è composto da 3 scenografie isolate: la Natività con i Re Magi e gli Angeli e 2 scene popolari con la taverna e un'antica bottega. Tutto l'allestimento è realizzato interamente da Edurzo, dalle architetture alle luci alla colonna sonora, mentre i personaggi sono quelli che la famiglia si tramanda da generazioni, a cui sono state affiancate nuove figure, lavorate dagli ultimi artigiani napoletani, che realizzano le statuine con il corpo in stoppa, le braccia in legno, le teste in terracotta e gli occhi in vetro. Vere e proprie opere d'arte, impreziosite dagli abiti realizzati con sete provenienti appositamente da Como. Estremamente realistica anche l'oggettistica, di cui alcuni esempi trovano spazio in una teca appositamente allestita per evidenziare la cura quasi maniacale nei piccoli dettagli. Il presepe della chiesa di San Giovanni è visitabile ogni giorno fino all'11 gennaio ad ingresso libero. È tutto per la prima parte del TG Noi, una breve pausa e poi ci ritroviamo con la pagina sportiva.